Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo con la cronaca e torniamo a parlare del delitto che si consumò il 1° di ottobre del 2023 di fronte ad una discoteca del Valdarno. Oggi una nuova udienza. Ci aggiorna Chiara Sadotti. Va avanti il procedimento giudiziario a carico di Pavel Martinez Mesa, il 33enne, accusato di aver ucciso un connazionale all'uscita di una discoteca di Terranuova a Bracciolini con il lancio di un narghilè. La tragedia un anno fa, all'alba di domenica 1 ottobre, quando fuori dal locale si scontrarono due gruppi di persone presenti alla serata evento con lanci di sedie, bicchieri ed oggetti. Momenti concitati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. In aula questa mattina sono stati ascoltati i consulenti che hanno eseguito le perizie medico-legali e tecniche per chiarire tutti quegli aspetti che hanno trasformato il narghilè in un'arma fatale con la quale fu ucciso Joel Ramirez Seipio. La parte superiore dell'ampolla recise infatti la vena giugulare e l'arteria carotide alla vittima, determinandone la fatale emorragia. L'uomo, recluso da 9 mesi nel carcere di Perugia, sarà giudicato con rito abbreviato, che vede in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena. Il 33enne aveva anche scritto una lettera ai familiari della vittima, che si sono costituiti parte civile per chiedere scusa di quanto accaduto. La prossima udienza è in programma per il 15 ottobre, slitta invece al 5 novembre la sentenza. È stato arrestato dalla polizia di Pisa il presunto autore di una efferata rapina che era avvenuta lo scorso 12 agosto a Marina di Vecchiano, al confine con la frazione di Torre del Lago nel comune di Viareggio, nel quale un aretino era rimasto gravemente ferito. Lo riporta Pisa Today. I poliziotti della squadra mobile della questura pisana nelle prime ore di questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 25enne, disposta dal GIP del Tribunale di Pisa su richiesta della Procura della Repubblica. Le accuse sono di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Era stato salvato, lo ricorderete, grazie ad una catena dei soccorsi che aveva funzionato benissimo. Un ragazzino di 17 anni che si stava allenando con la scuola basket Arezzo. Oggi l'episodio è stato rievocato all'interno della centrale 118 di Arezzo proprio per rimarcare l'importanza della formazione. Dopo un paio di minuti al massimo il cervello comincia a soffrire. E se passano più di 5-6 minuti, ovviamente le lesioni cerebrali diventano irreversibili. Pochi secondi che possono fare la differenza tra la vita e la morte, fondamentali, formazioni e strumenti, come ha dimostrato ad Arezzo la storia della 17enne colpito da un malore mentre stava giocando a basket. La tragedia è sfiorata durante un allenamento al palazzetto Le Caselle. Il giovane sportivo improvvisamente si è accasciato a terra. Minuti di terrore per chi si trovava sul parquet. A mantenere il sangue freddo un dirigente formato all'uso del defibrillatore. Velocissimo abbiamo messo il defibrillatore che ci ha detto di dare lo shock, abbiamo dato lo shock e poi il ragazzo ha ripreso. E poi è arrivata l'ambulanza, l'hanno stabilizzato e tutto è andato bene. Devo dire che sono stati momenti complicati, però alla fine ha fatto tutto il defibrillatore, quindi è fondamentale veramente fare questi corsi. Si dice sempre, ma tanto a me non succede, tanto ci sarà qualcheduno e poi dopo se non c'è nessuno tocca a te. La provincia di Arezzo è una delle più cardioprotette d'Italia, oltre 1200 i defibrillatori presenti e censiti, 45.000 invece i cittadini formati. Per intervenire in questa, diciamo in questa tempistiche così rapide occorrono due cose: accorgersi, avere il defibrillatore e ovviamente poi chiamare il 112. La società Aretina di basket negli ultimi anni ha formato oltre 100 persone all'uso del defibrillatore. Siamo ben contenti che questa cosa possa essere magari presa da esempio da altri, perché aiuta molto sia personalmente, ma poi aiuta sicuramente a dare un servizio a tutte quelle persone che magari in quel momento hanno bisogno. Ancora un codice giallo per forti temporali e rischio idrogeologico in tutta la regione. Ad emanarlo è stata la Sala di Protezione Civile regionale, che appunto ha esteso la validità di questo codice a tutto il territorio della regione Toscana. Sono possibili nelle prossime ore appunto forti temporali, ma anche soprattutto forti raffiche di vento e grandinate. Nuova piazza a Saione, un incontro di recente tra Confesercenti e Comune di Arezzo. C'è preoccupazione soprattutto per la pedonalizzazione, la modifica della viabilità. Di questo e di altro appunto si è parlato
in questa riunione. Sentiamo. Un incontro tra i commercianti di via Vittorio Veneto e l'assessore ai lavori pubblici del comune di Arezzo, Alessandro Casi, per confrontarsi sul nuovo progetto di riqualificazione di Piazza Saione. È quello che si è svolto nella sede di Confesercenti ed è stato l'occasione per illustrare il progetto alle attività preoccupate per l'impatto che la nuova piazza, così come è stata disegnata, potrebbe avere sull'accessibilità e sulla frequentazione della zona. L'assessore Casi spiegano Valeria Alvisi, direttrice di Confesercenti, e Simone Angiulli, presidente dell'area aretina, ha illustrato i dettagli del progetto che è stato recentemente rivisto per salvaguardare le piante presenti in piazza accogliendo le istanze dei residenti. Da parte nostra però abbiamo evidenziato alcune criticità. Da parte dei commercianti c'è infatti preoccupazione riguardo alla completa pedonalizzazione della piazza che prevede l'eliminazione della viabilità che attualmente collega via Vittorio Veneto a via Guelfa e via Trasimeno. I commercianti, puntualizza Angiulli, hanno espresso preoccupazione sul fatto che questa scelta possa ridurre l'accessibilità all'area con il rischio di perdere una parte significativa della clientela. L'assessore Casi ha assicurato che le osservazioni saranno prese in considerazione e che verranno valutate eventuali modifiche al progetto compatibilmente con gli obiettivi di miglioramento urbano previsti dall'amministrazione comunale che salvaguardino anche le piante. Confesercenti Arezzo, concludono Alvisi e D'Angiulli, continuerà a monitorare la situazione e a sostenere i commercianti in questo processo. Rimaniamo nel quartiere di Saione invece con una bella notizia che riguarda la scuola Masaccio, che ha avuto un ritorno in classe decisamente originale. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Hanno cantato a squarciagola Casa Mia dell'artista Gali per ricordare a tutto il quartiere, quello di Saione, il più popoloso e multietnico della città, l'importanza della condivisione e della ricchezza della diversità. Casa mia, casa tua, che differenza c'è? Così è iniziato l'anno scolastico al plesso Masaccio. Questa scuola è una scuola frequentata da bambini che provengono da tutto il mondo. E quindi ci sembrava bello far cantare a tutti gli alunni della scuola primaria Masaccio questo testo, perché diciamo che è rappresentativo anche di loro, che con le loro famiglie hanno viaggiato per trovare una casa nuova in un paese che non conoscevano. E quindi ci è sembrato bello anche poter parlare di inclusione. In questa scuola noi facciamo molti percorsi di inclusione, a cominciare dall'insegnare in modo attento quella che per loro è la seconda lingua, quindi per fare in modo che stiano, che vivano qua sereni, senza tante difficoltà e possano stare tutti insieme. Il plesso inoltre ha deciso di adottare il metodo Bortolato sia per l'insegnamento dell'italiano che della matematica. Si tratta di un metodo analogico che permette tramite l'associazione di immagini l'apprendimento. Abbiamo adottato i libri di testo del metodo Bortolato, hanno svolto le maestre una formazione nella scorsa primavera per essere pronte ad accogliere i bambini con questo nuovo metodo di insegnamento. Punto di forza del metodo è che adotta fa un sistematico utilizzo di esempi concreti nell'approccio ai concetti astratti, e questo ci consente di rendere più vicine alle possibilità di apprendimento dei bambini, tutti i bambini, in particolare anche dei bambini che hanno ancora qualche difficoltà con la lingua italiana, i concetti che devono essere affrontati sia per l'italiano che per la matematica. Crediamo molto in questa scommessa e siamo convinti che ci aiuterà a rispondere in maniera nuova e moderna alle richieste e alle necessità di questo istituto. E adesso invece parliamo di ambiente. Ieri sono state tante le sigle, a cominciare proprio da Lega Ambiente, a ripulire le sponde dell'Arno nei pressi di Ponte Buriano. Tanti i rifiuti trovati e appunto sono testimoni purtroppo di una grande inciviltà. Plastica, lattine, le classiche cose che si trovano purtroppo gettando rifiuti in giro.
Armati di sacchi e tanta buona volontà, decine di volontari di Lega Ambiente hanno ripulito le sponde dell'Arno a Ponte Buriano. In poche centinaia di metri hanno trovato di tutto: bottiglie, cartacce, immondizia varia e persino lo scheletro di un vecchio computer. Credo che sia un vecchio computer buttato là. Si capisce perché. L'edizione 2024 di Puliamo il Mondo si è inserita all'interno della campagna Splasticando i fiumi, ideata dal Consorzio Bonifica Alto Valdarno e sostenuta dall'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale. Quindi tutti insieme, veramente con una grande sinergia, per degli obiettivi condivisi. E gli obiettivi sono un ambiente migliore, più pulito, quindi una maggiore consapevolezza nella gestione del rifiuto e dall'altra parte una fruizione corretta del corso d'acqua. Questo ovviamente è un obiettivo che perseguiamo, perché quando andiamo nei corsi d'acqua per effettuare le operazioni di manutenzione, non avere la presenza dei rifiuti agevola molto il nostro lavoro e molto spesso i rifiuti sono anche un impedimento al regolare deflusso delle acque, quindi dobbiamo impegnarci nella raccolta e poi nell'adeguato smaltimento, con costi anche importanti per la collettività. La straordinaria mobilitazione quest'anno ha potuto contare anche sull'alleanza di Argini Puliti, operazione di pulizia ambientale voluta dalla Fondazione Arezzo in Tour e dall'Associazione T-Rafting. Purtroppo abbiamo trovato tantissimi rifiuti di varia natura, molte plastiche, microplastiche, scatolette abbandonate, ami conficcati dentro tronchi nell'acqua. È una situazione abbastanza drammatica. I quintali di rifiuti recuperati mettono in luce la grande inciviltà di chi questi oggetti li abbandona, relegando a pattumiera una delle più belle riserve naturali dell'Aretino. I rifiuti abbandonati nell'ambiente non soltanto provocano poi problemi per la nostra salute e la nostra sopravvivenza, ma anche possono essere responsabili di un maggiore rischio idraulico e idrogeologico, e quindi questo assolutamente, visti i tempi che corrono, non ce lo possiamo permettere. Le persone non devono buttare via tutte le cose che gli capitano per in mano quando sono o a pescare o sui fiumi a fare una passeggiata. Non le deve buttare nei appositi cestini oppure portarsele a casa e metterle nella raccolta differenziata, voglio dire. Quindi questo deve essere un buon esempio per tutti quelli che passano da qua, perché vedono che è pulito e quindi sono incentivati a non gettare rifiuti in terra. Da oggi, quando passerò di qui, avrò un motivo in più per sorridere e fare un pensiero bello. Così Gioele Meoni, figlio del compianto campione Fabrizio, alla presentazione ufficiale del murales raffigurante proprio suo padre, l'indimenticabile centauro castiglionese, vincitore di 2 Parigi-Dakar. L'opera è stata firmata da Maupal, nome d'arte del romano Mauro Pallotta, noto per le sue creazioni dedicate a Papa Francesco. Con questa nuova opera viene idealmente tracciato un percorso dedicato a Fabrizio, a partire dal Cippo, che si trova vicino al Passo della Foce tra Castiglion Fiorentino e Palazzo del Pero, alla statua ubicata lungo la regionale 71, meta di un continuo pellegrinaggio, e appunto adesso il murales. E siamo allo sport, partiamo da Arezzo Pontedera. Come sappiamo, è finita bene, un gol a 0 proprio per gli Amaranto. Sentiamo mister Troise. Ero fiducioso dall'inizio, ce la siamo un po' complicata, è stata sofferta, anche loro hanno avuto le occasioni importanti per sbloccarla, però nel secondo tempo siamo usciti con un'altra mentalità. Nel primo tempo ci siamo un po' persi, dopo secondo me un primo approccio buono, poi abbiamo cominciato a sbagliare tanto e hanno avuto quella palla gola a fine primo tempo dove ci hanno graziato. Nel secondo tempo invece ho visto una squadra molto più propositiva, il collettivo ha giocato insieme, abbiamo creato le nostre occasioni, abbiamo preso campo e solo poi nel finale abbiamo sofferto qualcosina, ma come è normale che sia, una partita piena di difficoltà considerando anche un po' di problemi scaturiti poco prima della gara dell'infortunio di Montini, quindi una bella vittoria del gruppo che ci permette di andare avanti, di caricare le energie e pensare già a martedì, perché tra meno di 72 ore si gioca. È chiaro che siamo in una fase di cambiamento, questo cambiamento può avvenire in modo importante, come è avvenuto stasera, nel momento in cui ci credi, e ci devi credere poi quando le cose ti cominciano a essere anche complicate. Insistere, portare questa parola chiave,
e credere in quello che può essere un cambiamento dove ci può proiettare a fare discorsi diversi che oggi sono prematuri, perché anche la partita di stasera dice che sono ancora prematuri, però è l'unica strada che dobbiamo percorrere se vogliamo poi emergere in quelle che sono delle potenzialità e dei margini ancora notevoli. Sappiamo cosa può essere il nostro stadio, quindi spero che verranno in tanti martedì, perché come non mai, ecco, a distanza di poche ore da recuperare energie, da fare un altro sforzo notevole, c'è bisogno del famoso 12° uomo in campo, e sono sicuro che poi insieme a loro potremo fare anche martedì la nostra prestazione e cercare di portare più punti possibili a casa. Questa è l'intenzione. Poi da mercoledì penseremo alla Ternana. È un periodo dove necessariamente bisogna raggiungere una partita alla volta. Non è invece finita con una vittoria, ma con un pareggio, la terza giornata di campionato con il Lumezzane e dell'Arezzo Calcio Femminile. Le ragazze Amaranto pareggiano 1-1 al comunale contro il Lumezzane. Le reti entrambe dal dischetto nella ripresa. Al 61esimo Tuteri fa fallo su Ladu ed è rigore. Basso si presenta dal dischetto e segna. 5 minuti dopo Taddei viene messa giù da un difensore del Lumezzane e così di nuovo rigore. Dal dischetto si presenta Carrazzi. Al fischio del direttore di gara la numero 8 batte rigore mettendo la palla sulla sinistra. Nulla può fare Frigotto che rimane immobile al centro del porta. Finisce dunque in parità allo stadio Città di Arezzo. Le Amaranto continuano così il loro periodo di imbattibilità. Credo che siano una squadra tosta, ben organizzata e hanno dei buoni principi, spesso simili ai nostri, quindi comunque è stata una partita combattuta e si poteva vincere noi come potevano vincere loro. Io comunque sono contenta della prestazione delle ragazze, si poteva far meglio un po' con i cambi. Ma ugualmente il pareggio secondo me è il risultato più giusto. Primo rigore dalla mia postazione, l'ho visto così e così, però ci sta che possa essere rigore come possa o non essere il nostro, perché comunque siamo sempre da postazione lontani noi mister, quindi quando l'arbitro fischia è così e quindi accettiamo sempre le decisioni e niente, ripeto, sono contenta che comunque la squadra abbia reagito al gol e siamo andati comunque a segnare. Chiaramente mi dispiace perché comunque sono stata io a causarlo, ma diciamo che comunque anche l'arbitro fa parte della partita, abbiamo avuto due rigori per parte, quindi uno noi e appunto uno l'altra squadra. Diciamo che comunque parlando della partita è stata una partita equilibrata, abbiamo giocato entrambe le squadre a viso aperto, è stata una partita penso anche divertente per i tifosi che erano in tribuna e quindi sono comunque orgogliosa della prestazione della squadra. Da parte mia sicuramente questo episodio che mi ha coinvolta mi spingerà a dare ancora di più durante la settimana e domenica prossima per riscattarmi. La partita secondo me è stata molto equilibrata, abbiamo spinto da entrambe le parti, abbiamo giocato a viso aperto sia noi che loro e quindi abbiamo avuto diverse occasioni da gol entrambe le squadre. Secondo me abbiamo giocato molto concentrate, eravamo lì con la testa e fino all'ultimo abbiamo cercato il gol della vittoria. Ed infine, sempre per lo sport, parliamo di basket. La BC Servizi Scuola Basket Arezzo ha vinto l'ultima amichevole pre-campionato contro il Palestrina, partita disputata al Palaestra 70-64. Questo è il punteggio finale in favore degli Amaranto, grazie ad un Toia che è salito decisamente di condizione e ha innescato i compagni di squadra bravi a farsi trovare pronti nel concretizzare appunto gli assist. Archiviata dunque questa pre-season, da domenica prossima spazio al campionato con la BC Servizi Arezzo impegnata in trasferta sul parquet della Menzana Siena per la prima giornata decisamente impegnativa di andata del campionato di Serie B. E questa era l'ultima notizia per quello che riguarda il nostro telegiornale. Vi lascio con la puntata di Fattore D, Storie di Donne, una trasmissione realizzata in collaborazione con Pronto Donna, il centro antiviolenza di Arezzo. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare nel nostro salotto l'onorevole Tiziana Nisini della Lega. Buona visione, arrivederci.